casa di riposo San Giovanni di Bovegno, momento istituzione qualificata all'interno del territorio comunale di Bovegno, della Valle Trompia, dell'Alta Val Trompia e naturalmente del comune di Bovegno. Abbiamo riunito intorno a questo tavolo concreto ideale, distogliendoli un attimo dal loro lavoro, una serie di persone che qui sono maggiormente operative, perché sono quelle che da un po' di tempo, poi ce lo diranno Presidente e Sindaco, da un po' di tempo o operano direttamente qui o c'è stata una piccola cambiamento, rivoluzione nell'ordine dirigenziale. Nell'ordine di presentazione partiamo dal dottor Adolfo Remedio, che fa parte del Consiglio di Amministrazione e che è medico. Accanto a lui Patrizia Rossa, componente del Consiglio di Amministrazione, il direttore generale Emanuele Carbonelli, il presidente della Casa di Riposo Pierfranco Tanghetti, il sindaco di Bovegno Manolo Rossini, il vice presidente della Casa di Riposo Gatta Gianpietro, il medico dottor Piero Paterlini, e poi abbiamo Poli Doriano, componente del Consiglio di Amministrazione, Jessica Pintossi, animatrice, e poi Poli Maria Vittoria, ed ancora per il reparto amministrativo Patrizia Lazzari e Mara Ferlinghetti, con Paolo Belleri, fisioterapista. È un quadro direi sufficientemente completo e per poter presentare nel corso di qualche minuto di questo incontro la realtà di questo istituto, di questa casa di riposo. La parola come introduzione al presidente Pierfranco Tanghetti. Questa struttura inizialmente, che diciamo che è una questa casa di riposo che è partita dal 1606 e poi nell'andare degli anni è diventata, nel 1973 è stata presa la decisione di farla diventare casa di riposo per gli anziani. Diciamo che è una struttura che ospita una sessantina di nonni, diciamo, è un bel numero. Potremmo ospitarne di più se col passare del tempo troveremo la forza di sistemare il piano di questa casa di riposo. Io innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco, per avermi dato questo incarico. Sicuramente è stato un incarico, io non me l'aspettavo che fosse così impegnativo. Mi sto impegnando con tutte le mie forze e spero di riuscire a venircene fuori, perché meno male l'impegno non è facile. All'interno di questa struttura abbiamo cambiato un po' di figure, abbiamo cercato uno staff medico di alto livello e io devo ringraziare il dottor Piero Paterlini, che ha accettato l'incarico di venire da noi. Un altro medico che Piero è un valligiano, è di Collio e quindi è di casa. Poi abbiamo preso un altro medico che è il Tanghetti Fabrizio, che è di Bovegno addirittura, e abbiamo nominato come direttore sanitario il dottor Samir, che lavorava già in struttura. Questa è la parte proprio strettamente medica che abbiamo. In questo momento stiamo soffrendo un po' le presenze delle infermiere, perché abbiamo avuto veramente delle grosse difficoltà, abbiamo fatto dei colloqui, al momento sembrava che venissero e poi alla fine non hanno accettato l'incarico. A giugno comunque abbiamo la certezza, e qui il dottor Piero sicuramente penso che sia felice, perché gli avevamo promesso, perché senza un infermiere a fianco diventa difficile lavorare in questa struttura, a giugno dovremmo avere la nuova figura di infermiera. Abbiamo appunto, come dicevo prima, un direttore generale, abbiamo cambiato il commercialista, che è Angelo Porteri, abbiamo assunto una nuova revisore dei conti, che tra l'altro è una figura ben conosciuta in Val Trompia, perché ha fatto il sindaco a Marcheno per due tornate, che è la dottoressa Morandi e Barbara Morandi. Poi abbiamo cambiato un po' con le cooperative, tra l'altro, ho trovato dei contratti fatti già dal commissario
e quindi noi pian piano li abbiamo guardati e abbiamo avuto la forza anche di cambiare certe cooperative. Non è facile, perché io con le cooperative cerco di parlare il più possibile, perché ci terrei tantissimo che quando arriva una persona nuova, cambiata da loro in questa struttura, io ci terrei tantissimo a sapere che figura ci mandano in questa struttura, perché la struttura è del comune di Bovagno, è della comunità di Bovagno, quindi la cooperativa non può cambiare in continuazione il personale senza avvisarci o senza appunto indicare la persona che lavora in questa casa di riposo. Ecco, ci tengo a questo confronto con noi amministratori, perché è fondamentale per continuare a percorrere serenamente un percorso che sicuramente non è facile da portare a casa, perché i problemi ci sono, i costi sono alti. Per la prima volta abbiamo fatto un consiglio di amministrazione sollecitato giustamente da tutti i consigli di amministrazione, che non avevamo ancora messo il naso ben dentro nell'attuale bilancio. Fortunatamente il bilancio non è proprio così gravoso come lo pensavo, quindi io ho messo in secondo piano il bilancio, perché ci tenevo innanzitutto a gestire e avere delle figure importanti proprio per la tutela dei nostri anziani che abbiamo in questa casa di riposo. Ecco, io dico, cioè, che questa è un po' le figure che abbiamo cambiato e che è stato non facile. In più dico delle figure nuove che abbiamo aggiunto, ancora mai avute tra l'altro, una psicologa che rientrerà in struttura fra una decina di giorni a lavorare, mai avuto la psicologa in questa struttura, quindi l'abbiamo voluta e ci aiuterà tantissimo, in particolar modo sia con i nostri nonni, ma anche con i nostri dipendenti, con i familiari, è a disposizione di tutti. Abbiamo rafforzato la fisioterapia, dove c'è appunto Belleri Paolo, l'abbiamo rafforzato con un'altra figura, e quindi che è importantissima, perché i nostri nonni hanno bisogno di un'assistenza non indifferente, quindi noi ci stiamo adoperando per appunto a dare tutto quello che serve per far vivere meglio gli ospiti della Casa San Giovanni. Voglio ricordare che all'interno dell'amministrazione proprio della Casa di Riposo abbiamo assunto un'altra figura, che è la Poli Simona, che è da poco che affiancheranno appunto Patrizia e Damara. Quindi ecco tutto qua. Dopo le parole del Presidente, un commento al Vicepresidente Gatta Giampietro. Io ringrazio il Sindaco Manolo e la sua giunta che ci ha dato la possibilità di venire a fare il vicepresidente qua. Ringrazio anche che hanno eletto tutti i consiglieri che si stanno andando a fare, sono molto impegnati. E anche Patrizia Rossa, un commento all'impegno nella Casa di Riposo. Buongiorno a tutti, sono onorata di essere qui con voi e felice di far parte di questo consiglio di amministrazione. Non avrei proprio mai pensato. Ho conosciuto questa realtà perché mia madre era un ospite, era perché è arrivata e deceduta in questa struttura. Praticamente grazie alla mia mamma siamo venute a conoscenza delle grosse lacune presenti in questa struttura in precedenza col vecchio CDA, e dopo aver istituito un gruppo parenti siamo riusciti ad arrivare fin qua. Ecco, tralascio tutto il resto, non è stato neanche così lungo e faticoso come pensavamo, però adesso siamo qua. Sono contenta di lavorare con questo gruppo, il presidente è una persona speciale, ci voleva una persona così attiva, presente e caparbia. Oltretutto del gruppo parenti fa parte anche il dottor Adolfo Remedio, che ha avuto un ruolo molto importante in tutta questa vicenda, e sono contenta di lavorare appunto con loro. Sono contenta di avere, oltre che nel consiglio, di avere vicino a noi persone come il dottor Carbonelli, nuovo commercialista. Sono veramente persone valide che anche loro si stanno dando da fare. Sono già state fatte parecchie cose, continueremo così e ce la mettiamo tutta.
Grazie. Il consiglio di amministrazione della casa di riposo San Giovanni fa parte anche Doriano Poli. Buongiorno a tutti, ringrazio il nostro sindaco Manolo che mi ha permesso di venire qua a far parte del CDA e niente, cercherò di impegnarmi anch'io il più possibile. Vedo che il nostro presidente si sta impegnando molto ma molto, non tralascia niente e si sta facendo veramente in quattro per mandare avanti la struttura. Questo era un poco il quadro, come dire, istituzionale e politico. Veniamo al quadro dirigenziale, il direttore generale Emanuele Carbonelli. Sono molto felice di poter contribuire al successo di questa istituzione storica dell'Alta Valtrompia. E devo dire che già in questi primi mesi i primi risultati si stanno cominciando a cogliere grazie allo sforzo, alla coesione, all'armonia che c'è nel Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione sta collaborando molto anche con la Giunta e con tutto il Consiglio di Bovegno. E devo dire che c'è stata una grossissima risposta anche da parte del territorio per il coinvolgimento di molte associazioni e di volontari del territorio che stanno facendo il possibile per aiutare la casa di riposo. E in questi primi mesi si è agito molto sull'armonia interna, sul personale, si sta cercando ancora sempre di più di valorizzare quelle che sono le figure interne che sono molto preparate e molto valide. Attraverso questa armonia poi viene trasferita nel servizio verso gli ospiti, che è lo scopo principale, voglio dire, della nostra istituzione, e con grande attenzione anche ai familiari. C'è interesse, abbiamo ancora qualche mini alloggio libero e cominciano a crescere le richieste per occuparle, per noi è importante anche per un equilibrio economico finanziario. Stiamo pensando di riaprire post-Covid anche il centro diurno integrato, che è un servizio molto importante anche per il territorio, e insomma il futuro sembra essere dei roseo, positivo, c'è ottimismo, c'è grande spirito di collaborazione, c'è grande impegno da parte di tutti, per cui le premesse per fare bene ci sono. Ecco qua. Senza le istituzioni e i rappresentanti delle istituzioni una casa di riposo certamente non può funzionare anche per ragioni economiche, ma senza i medici evidentemente mancherebbe qualche cosa di più. Due medici presenti al nostro incontro, Adolfo Remedio, che fa parte anche del Consiglio di Amministrazione. Mi sono occupato prevalentemente della questione del personale sanitario e parasanitario, quindi siamo riusciti a coinvolgere tre medici, va bene, il dottor Samir, il dottor Tanghetti e il dottor Piero Paterlini, che è qui con noi, che sono una garanzia di serietà e continuità del servizio e che hanno dato decisamente una svolta radicale in senso positivo all'andamento dell'assistenza. Come accennava prima il signor Presidente, abbiamo ancora qualche problema per quanto riguarda l'adeguamento dell'assistenza infermieristica, nel senso che abbiamo attualmente tre infermieri, vorremmo arrivare a cinque, a giugno saranno quattro e poi penso che al fine di riuscire a organizzare un servizio di continuità assistenziale per tutte le 24 ore. Quando abbiamo iniziato questa avventura con Franco Tanghetti, ci conosciamo dall'infanzia, tutti e due siamo stati in precedenza membri del Consiglio di Amministrazione negli anni 90, ci eravamo posti alcuni obiettivi fra i quali quello di avere un direttore generale e devo dire che il dottor Carbonelli ha dato una svolta decisiva in senso positivo naturalmente alla gestione della casa di riposo, di avere uno studio commercialista affidabile che potesse farsi carico della gestione economica e devo dire che questi risultati sono stati raggiunti anche se siamo ancora in una fase molto precoce, per cui dovrebbero essere altri a giudicare la bontà del nostro
operato. Come diceva prima il dottor Carbonelli, le premesse ci sono per riuscire a portare la casa di riposo a un livello di produttività e di assistenza quale si era riscontrata negli anni scorsi e che la casa di riposo si merita. Io devo ringraziare in particolare tutto il personale, in particolar modo la Jessica, l'animatrice e anche tutti i dipendenti, il fisioterapista, perché effettivamente l'impegno che stanno portando avanti è molto importante. Non dico niente sull'ufficio perché ci conosciamo da tanti di quegli anni, che ritengo inutile gratificarle con un riconoscimento che è dovuto loro. Altro medico presente alla casa di riposo San Giovanni di Bovegno è il dottor Piero Paterlini, già apprezzato e delicato sindaco del comune di Collio. Io ho accettato l'incarico di medico in questa struttura, un incarico che è partito dal dottore Medio, che è stato il mio medico curante per tanti anni, e da tanti anni amico, e dall'altrettanto amico il presidente Gianfranco Tanghetti. Ho poco da aggiungere rispetto a quello che avete detto. L'obiettivo che io mi sono prefissato è quello di poter garantire un'adeguata assistenza sanitaria a tutti i nostri ospiti. Quindi io penso che sia cosa giusta che gli ospiti stessi vengano periodicamente visitati da noi, anche se le condizioni non lo richiedono, devono essere visti in modo che si possa instaurare anche una terapia preventiva. A maggior ragione devono essere visti quotidianamente gli ospiti che presentano condizioni di salute precarie. E per far questo l'impegno mio, ma anche dei miei due colleghi, mi sembra che sia già scaturito. Sono contento di aver risentito dal Presidente che presto arriveranno delle infermiere, perché ecco, una lacuna momentanea è proprio la carenza di personale infermieristico indispensabile per poter raggiungere l'obiettivo di cui ho detto prima. Per il resto devo solo lodare le persone con cui sono venuto a contatto, personale parasanitario, personale fisioterapico, l'amministrazione ovviamente. Ho notato nelle ragazze l'animatrice, che poi è una mia collaboratrice, perché spesso mi aiuta a disbrigare certe pratiche di tipo burocratico. Il personale OS lavora veramente tanto, lavora con dedizione. Non pensavo ci fosse nei giovani, perché sono giovani, gran parte di loro, ci fosse tanta voglia di fare, tanta voglia di stare vicino alle persone che non sono più giovani, ma che meritano proprio per quello un'assistenza a 360 gradi da parte di noi sanitari e parasanitari. Paolo Belleri, fisioterapista. Io e la mia collega Cristina garantiamo un servizio fisioterapico di 40 ore alla struttura. Si tratta di un lavoro abbastanza gratificante dal punto di vista professionale, ma se vogliamo più gratificante dal punto di vista sociale. Interagire con i nonni, comunque regalargli un attimo di distrazione, di lavoro fisico, penso che sia una bella cosa. Il contatto diretto con gli ospiti è fatto anche di momenti di animazione. Ecco la animatrice della casa di riposo, Jessica Pintossi. Innanzitutto ringrazio per avermi reso partecipe di questa intervista. Io sono 13 anni che lavoro in casa di riposo come animatrice e faccio il mio lavoro veramente con il cuore, e
adoro tutti i nostri ospiti, cerco di farle passare in questo periodo. Mi occupo soprattutto degli incontri protetti tra ospite e parente, e cerco di, nei momenti dove non faccio gli incontri, cerco comunque di fare delle attività ludiche oppure di mantenimento cognitivo con i nostri anziani. Che dire, sicuramente da quando si è insediato questo consiglio la situazione è nettamente migliorata, in tutto. I nonni sono più contenti, le ausiliarie sono più contente e comunque il clima è diverso. Voglio ringraziare tutti i volontari che si sono messi a disposizione per aiutarci in questo periodo. Poli Maria Vittoria, qui all'interno della Casa di Riposo San Giovanni come operatrice sociosanitaria. Io innanzitutto mi collego al discorso che ha appena fatto Jessica, ringrazio il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione, perché da quando sono arrivati loro le cose sono nettamente migliorate. Sono 24 anni che sono presente in questa struttura e posso solo che dire che noi cerchiamo tutte insieme di dare il meglio affinché i nostri ospiti siano seguiti, curati e soprattutto amati. L'amministrazione della Casa di Riposo San Giovanni, cioè la parte amministrativa, i conteggi, i soldi, non chiediamo il bilancio, non è il momento di parlare di bilanci, sarà oggetto evidentemente, immagino, di una situazione più lontana nel tempo, ma abbiamo le due persone che sono addette in amministrazione e abbiamo Patrizia Lazzari e Mara Ferlinghetti. Devo ringraziare questo consiglio di amministrazione perché ha dato un nuovo risvolto al lavoro qua in casa di riposo, perché anche se noi siamo in ufficio, l'aria la respiri anche lì, l'ospite lo vedi anche lì, e niente, dobbiamo solo ringraziare perché ci viene data la possibilità di lavorare in modo sereno. Grazie. Io ringrazio il consiglio di amministrazione e anche le ragazze, e concordo con quello che dice la collega. Perfetto. Conclusione di questo positivo incontro, a nostro parere, alla Casa di Riposo San Giovanni, dove abbiamo potuto verificare il clima nuovo, il clima rinnovato rispetto alla gestione, rispetto all'amministrazione, alla direzione. Tutto questo probabilmente, mi pare, che possa essere anche una intuizione o un merito sostanzialmente dall'amministrazione comunale, che ha dato una svolta a questa casa di riposo dal punto di vista della gestione quantomeno. Quindi sentiamo le conclusioni a questo nostro incontro alla Casa San Giovanni da parte del sindaco di Bovegno, Manolo Rossini. Ma innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità, a distanza di 4 mesi, se non di tracciare un bilancio, comunque di prendere atto, non solo grazie alle parole del Presidente e dei suoi collaboratori nel CDA, ma anche grazie alle parole dei nostri dipendenti, di prendere atto di come quella che può essere stata un'intuizione, ovvero risederci al tavolo, ripartire da capo, perché è innegabile, un commissariamento rappresenta un momento di discontinuità per tutte le amministrazioni comunali, ecco, di prendere atto di quel che si può fare se ci si rimbocca le maniche in pochi mesi. Quanto detto prima da Pierfranco, che ancora prima che essere presidente è un amico, ho amministrato con lui per diversi anni e quindi qualcosa ne sa della pubblica amministrazione, ecco. Cosa hai fatto? Te lo ricordo, tu insieme ovviamente al vicepresidente, a tutti gli altri consiglieri che ti hanno dato una mano e di questo te ne do merito, perché i risultati si ottengono se si lavora tutti insieme, con l'impiegata naturalmente, le segretarie, che fanno un po' da bypass fra un'amministrazione e l'altra, fra un presidente e l'altro, sono la memoria storica di una struttura importante come questa, le OS, le ASA,
il fisioterapista, ecco, se ci sarà un domani, me lo auguro, ecco, lo psicologo o la psicologa, i medici. Cosa avete fatto in questi 4 mesi? Non dico che sia da Guinness dei primati, ma quasi. Hanno reperito comunque 2 medici locali, quindi perfettamente a conoscenza della realtà sociale del paese, di Coglio e di Bovegno. Un direttore generale, ecco, grazie Emanuele. Hanno individuato un direttore sanitario. Hanno sopperito la carenza di personale all'interno degli uffici con una nuova assunzione, perché un'impiegata, se non mi sbaglio, proprio a fine anno, ecco, aveva, per così dire, cambiato lavoro, cambiato diciamo, location. Hanno individuato un commercialista, non è più sovrapposto il ruolo. Hanno individuato un nuovo revisore, e più di così in 4 mesi cosa si può fare? Se non si dota la casa di riposo delle figure indispensabili, una RSA, l'armonia non torna, perché ci si sente oberati dal lavoro, dalle responsabilità. Ecco, hanno rimesso in sicurezza, per così dire, la casa di riposo. Il commissario Colombi, che ringrazio qua, ha fatto quel che fa qualsiasi commissario, ecco, non l'impossibile, ma fa il possibile, fa delle scelte in emergenza, rende conto ad ATS e cerca di traghettare la RSA da un lido all'altro. Ecco, ovviamente non si occupa di straordinaria amministrazione, ma di ordinaria amministrazione. Io, a nome di tutto il Consiglio Comunale, ne sono certo, non posso far altro che ringraziarvi, ecco, tutti quanti.